Questo è il bellissimo scenario che si può godere dal bivacco Rovedatti in Val Tartano, in località Pustaresce. Io dalla prima volta che ci sono stato mi sono innamorato subito di questo luogo. Da qui si può godere una bella alba, ma soprattutto un fantastico tramonto sulla bassa Valtellina e il lago di Como. È un luogo dove sicuramente puoi trovare riparo come tutti i bivacchi, ma anche un posto dove passare una bellissima giornata con gli amici. Il bivacco è molto fornito, è molto bello, è come essere in una piccola baita di montagna immersi nella natura. Questo è veramente un posto magico e invito tutti di passarci almeno una volta a vedere questo bellissimo posto. Benvenuti ad una nuova gita di Itinerari. Quest'oggi siamo ritornati in Val Tartano a trovare gli amici del Ponte nel Cielo. Vogliamo approfittare della recente nevicata per andare alla scoperta di un bivacco recentemente inaugurato, il bivacco Rovedatti, che si trova nei pressi del Pizzo della Pruna. Punto di partenza è Campo Tartano. Camminano con noi oggi gli amici del Consorzio Pustaresce. Il giro di oggi è la salita al bivacco Rovedatti. Il bivacco Rovedatti è una baita libera a tutti gli escursionisti, posta alla quota di 1850 metri. Durante l'inverno il passaggio per accedere ai sentieri che portano al bivacco passa sul ponte tibetano e il ponte nel cielo. Dopo il ponte nel cielo si sale per il sentiero delle arene. Il tempo di percorrenza è di 2 ore nel periodo estivo e di 2 ore e mezza nel periodo invernale. Si sale dal sentiero dalle arene, si arriva all'altopiano degli alpeggi Corte Pustaresce, che è posto a 1700 metri, e poi c'è un ulteriore strappo che porta al crinale della montagna dove c'è il bivacco Rovedatti. Nel periodo estivo si può salire al bivacco da Tartano, tragitto leggermente più corto, ma nel periodo invernale, per il problema del pericolo valanghe, è obbligatorio il passaggio sul ponte che scavalca i problemi di pericolosità e porta al bivacco. Questo è il ponte tibetano, è il ponte nel cielo che collega appunto il paese di Campo con il Maggengo di Frasnino e tutto il versante del consorzio, che è composto da 10 Maggenghi, 2 alpeggi e da un anno questa parte da un bel bivacco su in cima. Questo ponte è stato costruito dai consorziati, ovvero sia dai proprietari di questa montagna, che ha un comprensorio di 300 ettari e una trentina di baite. Il consorzio si chiama Consorzio Pustaresce, prende il nome dalla montagna che si chiama Pustaresce, che è la montagna che abbiamo qua di fronte. Ecco Renato, stiamo proprio attraversando il ponte. Che caratteristiche tecniche ha questo ponte? È un ponte molto particolare perché è lungo 234 metri e ha ancora il primato in altezza di 140, perché è una struttura comunque fatta semplicemente da 4 funi. Pesa la bellezza di 30 tonnellate, parte da 1034 a livello del mare e arriva a 1038. Qui vengono tanti visitatori? Abbiamo costantemente tanti visitatori che hanno preso questo ponte come un'attrazione, collegato anche a tutte le reti sentieristiche, e ultimamente è molto attraversato anche da chi va proprio al bivacco, che sale su per i sentieri che abbiamo sistemato pian piano.
Renato, siamo appena partiti da Campo Tartano, abbiamo appena attraversato il vostro meraviglioso ponte tibetano. Qui dove siamo? Qui siamo in Frasnino, che è il magengo più importante di tutto il nostro consorzio, e siamo dentro nella baita, che è un bivacco anche questo, che abbiamo costruito insieme al ponte, ed è la nostra sede dove facciamo le riunioni, ma lasciamo comunque aperto perché è anche una postazione che serve a quelli che fanno l'osservazione del bird watching, quindi l'osservazione dell'avifauna. Qui poi avete la vostra bella stufa. Importantissima, la lasciamo in modo che chi è in giro anche d'estate, se c'è qualche temporale in caso di necessità, possono prendere il riparo. Gli forniamo la legna dai nostri boschi che abbiamo attorno, e questo deriva proprio anche dalla pulizia. Man mano che tagliamo la legna per pulire i prati e dagli alberi, formiamo le cataste di legna da utilizzare nel bivacco. Frasnino, una volta qui che cosa si faceva? Era un magengo, era una tappa intermedia, e praticamente ci stavano però le famiglie al loro completo. Dormivano addirittura nei fienili, perché non erano le loro case del paese. Era un po' una situazione arrangiata, ma nei nostri consorziati c'è ancora la memoria dei loro nonni, della polenta che facevano in queste baite un po' particolari, quindi non troppo confortevoli. Avevano qua le loro mucche e nel periodo estivo le lasciavano salire all'alpeggio e loro stavano qua a falciare i prati. E siamo pronti per incamminarci lungo il sentiero. Come si prosegue ora? Adesso dovete salire qui nel bosco, arriverete fino al magengo della Masunascia, dove trovate un gruppetto di baite antiche. Quanto ci si impiegherà? Sarà un'oretta circa con calma, passo montanaro un po' più, un quarto d'ora, 20 minuti si arriva, ma noi cittadini un'oretta ce la mettiamo. Camminano con noi anche l'amico Yuri Franco e Benedetta. Yuri, tu sei un youtuber appassionato di montagna e oggi ci darai una mano. Sì, esatto, io sono un grande appassionato di montagna, vivo in Valtellina e pubblico i video delle mie escursioni proprio per far vedere quanto è bella la nostra valle e far appassionare quante più persone possibili a camminare in montagna. Il canale si chiama come me, Yuri Franco, mi trovate su YouTube e venite a vederlo. Vi racconterò un po' dal mio punto di vista com'è questa ascesa al bivacco Rovedatti. Abbiamo attraversato il ponte con le prime luci del sole, è stato bellissimo anche perché c'eravamo praticamente solo noi. Poco dopo il ponte ci siamo fermati al consorzio Pustarescia, dove ci hanno gentilmente offerto il caffè mentre ci intervistavano, e da lì abbiamo iniziato la vera e propria camminata che ci porta al bivacco. Un quarto d'ora di cammino da Frasnino e troviamo un bivio. Questo bivio, prendiamo il sentiero delle Arene che ci porterà al bivacco Rovedatti. Questo sentiero è stato ripristinato l'anno scorso, nel giugno 2020, per agevolare la salita nel periodo invernale in caso di neve. Troveremo appesi ai rami degli alberi questi cartelli in legno con decorato il gallo forcello, simbolo appunto del sentiero che percorreremo. Buongiorno, siamo qui alla Masunascia, è un bel posto. Più che altro quando si arriva qui bisogna dare un'occhiata al fabbricato, perché è stato fatto da muratori veramente bravi, forse i migliori della Val Tartano, i Molisi dal DOS, giusto? Ok, quindi date un'occhiata anche agli architravi, no? Come sono stati curati, quindi questo è il motivo per cui bisogna comunque fermarsi qui così. Questo era un magengo, sì, tre famiglie stavano qua nel periodo appunto primaverile, autunnale, ma magenga vuol dire comunque maggio, quindi stazionavano qua prima di poi salire agli alpeggi. Quindi da qui poi vediamo comunque il versante opposto, vediamo il punto panoramico migliore della Val Tartano, che è la cima di Dassola, che è la da cui si gode veramente un panorama stupendo, dal lago fino all'Adamello.
Questa è la cosiddetta cargadura, dove veniva appoggiata la gerla, dove poi in autunno si andava a riempire di letame, essiccato letame dell'anno prima, e si andava quindi a, poi a concimare i campi della zona. Si appoggiava sopra la gerla in modo tale che stesse verticale. Bella piena, era leggera perché il letame essiccato, comunque leggero, ci si divertiva da bambini. Io mi ricordo spassosissimo il pomeriggio. Dopo la scuola ci andava a portare la gerla, ma era un divertimento. Non era lavoro, ma io mi divertivo come un pazzo perché eravamo su e giù per i campi a scherzare, no? Sai quelle robe lì? Sono momenti belli, loro dovevano viverci, era un'altra cosa. Ma per noi ragazzi era bellissimo, poter stare fuori dopo la scuola, era un relax, no? Tac. Eccoci arrivati al Maggengo Paolini in italiano, è il maggengo più alto che abbiamo nel comprensorio del consorzio. Oltre questo maggengo partiranno le baite dell'alpeggio Pustaresh. Sono tre baitelle in sequenza, ora diroccate, in disuso, ma che fanno comprendere come erano conformati gli alpeggi che si sviluppavano in altezza, sempre secondo la maturazione dell'erba. Bisogna prestare molta attenzione all'attraversamento dei canali nel periodo invernale. Infatti in questo tratto di sentiero ne incontriamo tre. Abbiamo però i ramponcini che possono aiutare in questa situazione e poi abbiamo le ciaspole che verranno utilizzate quando il manto nevoso comincia a superare i 20-30 cm. Voi state scendendo dal bivacco? Sì, esatto, è stato bellissimo, devo dire. Siamo arrivati un po' in emergenza che era notte e allora ci siamo fermati lì. Bello, attrezzatissimo, proprio con due vetrate bellissime dove si vedeva una vista meravigliosa. Sì. Siamo stati proprio bene, c'erano altre qualche persona, bello, molto conviviale. Sto scendendo, sono salita questa mattina e sto già andando a casa. Quindi dobbiamo ringraziare te se lo troveremo caldo e pulito. È caldo, è pulito e c'è un buon tè caldo che vi aspetta. E Ale, allora dobbiamo aumentare il passo, eh? Su, forza, che ci aspetta il tè! Ultimo strappo bello ripido e siamo arrivati in questo pianoro stupendo. Questo è l'altopiano degli alpeggi Pustaresh e dell'alpeggio Corte. È un tutt'uno, ma al tempo erano divise in due partite, quindi due malghe separate, ognuno con la propria autonomia e con la propria produzione di formaggio grasso bitto. Questa era la meta estiva dove passavano il periodo estivo? Sì, praticamente i contadini qui ci passavano 80-90 giorni con le loro mandrie, proprio il periodo dove trovavano l'erba e che anche il meteo gli consentiva di stare qua. Quindi appena potevano salire venivano in giugno, ma i primi di settembre dovevano scendere perché rischiavano le prime nevicate. Un tempo le due malghe portavano circa 120 mucche. E da qui come prosegue il nostro itinerario? Allora, siamo quasi arrivati, la parte più importante l'abbiamo superata, adesso abbiamo un quarto d'ora, 20 minuti, dobbiamo salire dove c'è praticamente lo scollinamento della montagna. Proprio lì è posizionata la baitella del bivacco Rovedatti. Un tempo quella zona si chiamava la Motta di Postareccio. We'll be right back.
Due ore e mezza di cammino da Campo Tartano e siamo arrivati finalmente al bivacco Rovedatti. La porta è aperta, questo è un po' il senso del bivacco. Questo bivacco è stato costruito a cavallo tra il 2020 e il 2021 in ricordo di mio padre Roberto, perché lui amava questa vallata e comunque in generale la montagna, e grazie a un bel gruppo di amici e soprattutto di volontari un sogno si è appunto concretizzato nel luglio dell'anno scorso. Il significato della parola stessa, bivacco, è una struttura che rimane sempre aperta, quindi chiunque passa estate e inverno ha la possibilità di entrarci, visitare semplicemente, oppure soffermarvi accendendo magari la stufa e scaldandosi e mangiare qualcosa. Tra l'altro verrà aperto un calendario apposito sul sito dove poter segnalare la propria presenza in modo tale da non avere poi troppe persone in contemporanea. Il bivacco è dotato di 10 posti letto. In caso di ulteriore emergenza ci sono 3 tende da poter montare sull'esterno, su questo parco, che così abbiamo voluto denominare. E qui siamo all'interno del bivacco, vedete, molto ben strutturato e molto ampio, un locale unico. Iniziamo da questa parte, abbiamo una piccola credenza con generi di prima necessità e della pasta, però chi sale è meglio che si porti il suo mangiare. Abbiamo una stufa economica per poter appunto cucinare, quindi se qualcuno viene deve saper accendere il fuoco. Alle mie spalle la cassa della legna, che qui non manca, e poi i letti, che verranno forniti anche con un materasso. Da questa parte invece un bel tavolone con la vista di questa finestra spettacolare sulla Valtellina. Ecco, in questo posto non ci sono sorgenti, quindi le persone che ci arrivano, soprattutto d'estate, qui ci sono delle taniche, bisogna scendere fino all'alpeggio, prendere l'acqua e portare qui le taniche di acqua. Ci troviamo su una sella molto panoramica, nonostante non siamo ad altissime quote perché siamo a 1850 metri di altitudine, si spazia con una vista che dà sul lago di Como, poi abbiamo la testata della Valmasino e tutto poi l'arco della Val Tartano. Abbiamo riscontrato un ottimo successo nell'arco dell'intero anno, perché comunque attraverso una sentieristica che ha avuto modo di essere sviluppata, recuperando anche vecchi sentieri, la gente arriva di frequente, sì, sì. Ho portato il caffè perché il gusto di montagna ci guadagna. E qui nei pressi del bivacco avete realizzato anche un parco. Certo, è stato realizzato un parco in collaborazione anche con il consorzio Pustaresce e sono stati realizzati dei tavoli, anche un'altalena e poi due bacheche. Il bivacco è stato dedicato appunto a mio papà Roberto e oltre al bivacco abbiamo realizzato una bacheca dove mostra le attività sociali che si svolgono nella Bassa Valle, dove mio papà ha comunque operato e ha dato tanta disponibilità sia per l'associazione Navicella, nata nel 1997, che per la cooperativa La Breva, nata nel 2001. Si occupano di supportare familiari e persone col disagio psichico. Anche appunto questo bivacco e questo parco sono stati realizzati con il supporto materiale, psicologico, con delle donazioni spontanee di molta gente che conoscevano un po' la persona di mio papà, gente che ama la montagna e anche delle associazioni locali. Infatti dobbiamo ringraziare i vari gruppi della Val Tartano, lo Sci Club Val Tartano, il gruppo degli alpini di cui mio papà faceva parte, la Proloco Val Tartano e anche il Team Valtellina, che è un gruppo di giovani sportivi che organizzano gare, corse in montagna e hanno organizzato la prima vertical nel luglio scorso in ricordo del nostro papà e per dare la possibilità agli atleti di conoscere questo posto, e quindi un grazie anche a loro. Quest'anno colgo l'occasione per segnalare che il sabato 13 agosto verrà ripetuta.
Si tratta di una vera e propria vertical, in quanto su uno sviluppo di 3,5 km circa si affronteranno 700 metri di dislivello, con partenza in località La Biorca, a Tartano, e l'arrivo proprio qui davanti al bivacco. Phone rings, it's night. Two nights of sleep, blown in my head, don't know what to do. I know it's true. I don't wanna say it, but you leave me way less than I need you. I know you want a space you can think about us. The silence is killing me and I'm freaking out. E fuori dal bivacco è stato creato questo spazio apposta per fare il falò, uno spazio molto conviviale, davvero bello. E qua adesso arriva anche la torta, e quindi più conviviale di così, la torta e il vino. Quindi grazie mille. Olè, vai. Non sono molto esperto di bivacchi, questo è uno dei pochi che ho avuto occasione di vedere e mi fa venire voglia di andarne a scoprire tanti altri. Io direi che una bella cena col fuoco e il tramonto ci vuole, quindi ci veniamo presto. È una promessa. Promesso. Oggi avete avuto l'occasione anche voi di vedere che posto è. Poi voglio anche ricordare che abbiamo fatto una bellissima giornata anche come parenti rovedati, perché è l'occasione di essere qui vicino a questa bellissima opera dedicata a mio fratello. Devo ringraziare sicuramente in primo luogo i miei nipoti. Io non ho più nulla da aggiungere se non invitarvi in questo bellissimo posto. Voglio essere un po' il portavoce di chi c'è col cuore in questo posto che è incantevole. Grazie alla televisione che ci ha permesso di metterci in mostra. La salita l'abbiamo percorsa lungo il sentiero delle arene. Qui c'è un'arena. Che cosa sono le arene? Le arene sono le zone di combattimento dei galli forcelli, che in questo periodo, specialmente febbraio, tardo, marzo e aprile, si scontrano i maschi in una sorta anche di danza per accaparrarsi l'amore della gallina. Praticamente danzano, si scontrano e hanno bisogno dei pianori. Questo è il pianoro principale e da qui è nata l'idea di chiamare il sentiero delle arene. Proseguendo verso il Pizzo della Pruna ce ne sono altre 7-8 in sequenza. Il sentiero delle arene è un sentiero che abbiamo recuperato l'anno scorso con un volontariato di 20 persone e né più né meno è la riapertura dell'antica mulattiera che portava all'alpeggio Pustaresh. In più a questa salita, a questo crinale, a questa arena naturale che è quella del bivacco Rovedatti. Da qui ci sono altri itinerari che si possono affrontare? Sì, allora abbiamo un itinerario interessante che è quello che va al Pizzo della Pruna, passando tutto sul crinale e sulle arene dei galli forcelli, ed è il sentiero denominato già da tanti anni fa il sentiero dei mirtilli. Sempre dal bivacco Rovedatti abbiamo aperto, con degli amici che sono bravi a scalare un po' anche le montagne, abbiamo aperto una direttrice che porta su alla vetta della corte, alla cima della corte come le chiamiamo noi. È un punto panoramico che ha una prospettiva a 360 gradi sulla Valtellina e si vede addirittura il gruppo del Monte Rosa. Allora, grazie di averci fatto conoscere questo splendido bivacco. Adesso si ritorna a Campo Tartano seguendo la via della salita e a Campo Tartano, sorpresa! Siamo tornati a Frasnino e qui nella baita del signor Pierino ci aspetta una bella sorpresa. Entriamo a vedere. Permesso? Salve signor Piero. Ah, ma oggi abbiamo il cuoco d'eccezione. Salve, come si chiama lei? Sono Osvaldo Bianchini. Oggi stiamo facendo i tortelli come da prassi tutti gli anni in questo periodo, prima, cioè subito dopo da Natale, come diciamo da noi, ogni giorno è di carnevale. Pertanto oggi facciamo i tortelli e da noi questi qui sono i stupacù. Sono sempre stati chiamati così, è una ricetta di mia mamma. Allora sono fatti con uova e farina, una noce di burro, beh, naturalmente il lievito, una grattatina di limone, il pizzico di sale, è finito così. E poi si arrangiano in questa forma che sembrano dei gnocchi. Esatto, devo farli come si farebbero a fare gli gnocchi, e a quel punto lì li faccio cuocere e loro si gonfiano e, come potete vedere, eccoli qua. E li mangiavate da bambini? Sì, per questo che ci troviamo spesso in una casa di uno, una casa dell'altro per cucinare. Io
mi fanno gli complimenti perché con la ricetta di mia mamma mi vengono sempre particolarmente buoni. E allora assaggiamo anche noi volentieri questi dolci e vediamo se anche ai giovani di adesso e ai meno giovani piacciono ancora. Allora, precedenza ai bambini piccoli. Come sono? E poi anche bambini grandi, tortelli, Assaggio anch'io. Certo. Grazie. Sì, sono molto buoni. Ma li avevate già assaggiati voi? No. E poi mi hanno detto che voi conoscete anche il bivacco, è vero? Sì, sì. Sì, lo conosciamo. Ci siamo andati molte volte. Avete aiutato a costruirlo? No. Costruirlo no, però siamo stati su quando lo costruivano. E vi piace su? Sì, sì, è molto bello. Allora, a questo punto voglio chiedervi come sono i miei tortelli, perché io sono curioso. Buonissimi! E li hanno graditi i bambini piccoli e anche i bambini grandi, quindi... E anche oggi siamo pronti a chiudere in bellezza questa puntata qui a Frasnino. Con gli stopacchi. Bene, ringraziamo quindi gli amici del consorzio di Pustaresh. Ringraziamo anche Iuri e Benedetta che hanno voluto affrontare con noi questa splendida gita, questa avventura, e tutti gli amici che sono intervenuti. Noi vi diamo appuntamento ad una delle nostre prossime gite. Vi ricordiamo che potete contattarci su Facebook al gruppo Itinerari in TV oppure su Instagram al gruppo itinerari.tv. Ci vediamo quindi in TV e alla prossima gita. Esatto, e noi andiamo avanti perché qua la ciotola è ancora bella piena. Ciao a tutti, alla prossima! Ciao! Ciao. Ciao. Yeah, if we could find a way, then I know we could find a way, find a way back.